Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati. Parodia dedicata a Luigi Di Maio, che è nella bufera per la questione del lavoro nero e anche per le tessere, per la questione delle tessere, per il reddito di cittadinanza. È stato chiesto dove le si sta stampando queste tessere e la ministra Castelli non ha saputo rispondere. Da qui un'altra polemica. Ma a parte Di Maio e 5 Stelle, stasera abbiamo titolato, avete visto nella foto in chiusura di sigla, due ministri che sono in guerra. La ministra per le autonomie Erika Stefani della Lega e la ministra che vediamo in questa foto, Vicentina, ministro per le autonomie, avvocato, una lunga militanza nella Lega fino ad approdare appunto al Ministero per le Autonomie, che è ovviamente impegnatissima per far passare la riforma dell'autonomia. Ma c'è un'altra ministra, che è Barbara Lezzi, leccese, che ha la stessa età, hanno un anno di differenza, sono coetanee, sono due donne molto preparate, molto energiche. Barbara Lezzi, ministra del Sud, che ieri in un question time, rispondendo al deputato Lollobrigida, quindi non a un deputato veneto che ci aspettavamo che sull'autonomia intervenissero i deputati e i senatori veneti, rispondendo all'aziale Lollobrigida, ha detto: non se ne parla di autonomia, non se ne parla di dare risorse ad alcune regioni e ad altre no, perché i bilanci devono essere omogenei. Quindi una pietra tombale sull'autonomia. Quando ci siamo chiesti in questi giorni ma cosa succede, molti bastoni tra le ruote, altro che bastoni, c'è il ministro del Sud che dice a nome del Movimento 5 Stelle che non c'è storia. Per cui da questo scontro partiamo, le sentiremo entrambe, anzi io direi di sentiremo prima la
la Barbara Lezzi, che interviene proprio in aula dicendo questa, facendo questa geremiade, chiamiamola così. Allora, intanto vi presento gli ospiti di questa puntata, aspettiamo i vostri sms, anche ieri veramente un diluvio di messaggi, grazie molte. Luciano Sturaro, rivoluzionario. Direttore, buonasera. Buonasera. Buonasera Sturaro. Francesco Pontelli, economista, bentornato professore. Ringrazio molto la sindaca di Este, Roberta Gallana. Buonasera. Buonasera, buonasera. Sindaco, ben arrivata. Grazie. Miriam Giuriati, perché i sindaci per noi sono sempre in prima linea e hanno sempre la precedenza, la sindaca di Casier, buonasera. Grazie sindaco, bentornato. Grazie. L'ex sindaco di Padova, Settimo Gottardo, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ex sindaco e anche ex parlamentare, e grazie molte anche a Vendemiano Sartor, che è il presidente di Confartigianato Treviso. Sapete che gli imprenditori stanno preparando una manifestazione a Milano per il 13 dicembre, ne parleremo ovviamente. Io direi di partire dal documento, all'inizio un po' tecnico, ma nella parte finale, anzi forse potremmo partire, se vogliamo Fabrizio, dalla metà di questo video, in cui Barbara Lezzi, ministro per il Sud, dice praticamente che non c'è trippa per gatti, mettiamola così, sull'autonomia. Vediamo. Grazie onorevole Presidente, onorevoli deputati, ringrazio gli onorevoli sottoscrittori per il quesito che mi hanno sottoposto, che mi consente quest'oggi di rassicurare l'Aula circa le preoccupazioni degli onorevoli interroganti. Innanzitutto ribadisco che l'articolo 119 della Costituzione fissa il principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sulla base delle funzioni pubbliche loro attribuite. Tale autonomia di entrata e di spesa è limitata dal rispetto dell'equilibrio di bilancio e del concorso al rispetto dei vincoli dell'ordinamento dell'Unione Europea. Questo significa che, sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale, il rapporto Stato-Regioni risulta oggi guidato dal principio del coordinamento per obiettivi nel rispetto del criterio di proporzionalità e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione. In questo quadro, orientato alla piena autonomia regionale in materia finanziaria, si prevede un intervento dello Stato mediante il meccanismo di previsione del fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante e con la destinazione da parte dello Stato di interventi speciali e risorse aggiuntive per promuovere, cito, lo sviluppo economico, la coesione, la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. Sull'attuazione di quanto sopra assume particolare rilievo il ruolo che svolge l'Agenzia per la coesione territoriale in relazione al monitoraggio degli interventi speciali cofinanziate con risorse nazionali, Fondo Sviluppo e Coesione, e con risorse europee. Difatti, dai dati monitorati è possibile verificare lo stato della spesa pubblica nelle regioni meridionali e settentrionali sulla base del PIL per territorio e della popolazione. Il Governo, in considerazione dell'importanza di questo tema, sta lavorando da diversi mesi per rispondere alle richieste di alcune regioni del nord del Paese nell'assoluto rispetto del principio di solidarietà che tutte le regioni devono osservare. Le richieste di autonomia che abbiamo previsto nel contratto non saranno uno strumento per favorire alcune regioni a scapito di altre. Il completamento dell'iter, garantisco, non comporterà un surplus fiscale trattenuto al nord. Quale autorità politica per la coesione lavoro costantemente per misure omogenee per tutto il territorio nazionale e avrò modo di monitorare l'azione del Governo per fare in modo che le misure adottate assicurino al Sud le risposte di cui ha bisogno per colmare quel gap con il Nord cresciuto a dismisura negli ultimi 25 anni. Grazie ancora. Ecco, quindi avrete capito che insomma una pietra tombale dal punto di vista della Ministra per il Sud è un po' ovviamente la posizione di tutto il Movimento 5 Stelle. Questa bandiera resterà qui fino al 21 dicembre. Il 21 dicembre è la data che Matteo Salvini ha indicato come ultima data per l'approvazione dell'autonomia. Se il 21 dicembre non sarà cambiato nulla, noi per rispetto di questa bandiera e della popolazione che questa bandiera
rappresenta, dei 2.400.000 veneti che sono andati a votare, la ripieghiamo e la rimettiamo in un cassetto, solo per questo motivo. Allora, Sindaco, come lo vede questo scontro su una, diciamo un tema che ha visto tanta gente andare alle urne e che però è in una fase, diciamo, di stallo, se non del tutto bloccato? Beh, la Ministra Lenzi è stata molto chiara nella sua risposta al question time. Non l'avevo sentito nella sua interezza, avevo letto anche oggi solamente i giornali, ma davvero non ha avuto, si sapeva però che al governo ci sono posizioni diverse tra la Lega e i 5 Stelle sull'autonomia. Sì, è che per ora si era parlato di richiesta di approfondimenti, questa è, diciamo, una martellata. Assolutamente, anche perché a quanto avevo capito io, il governo chiedeva su quali temi il Veneto chiedeva l'autonomia, su quali punti del nostro bilancio. Qua è davvero un no secco. Mi dà un po' noia pensare che ci sia da una parte chi spinge da un anno e più ormai, perché è passato più di un anno da quel referendum, dove appunto lei ricordava i dati di tantissimi cittadini veneti che sono andati a votare, dove sono stati spesi, io lo ricordo sempre, anche 14 milioni di euro per un referendum, dove già, insomma, il governatore Zai aveva già l'approvazione della stragrande maggioranza dei cittadini veneti di portare avanti quella sua richiesta di autonomia, ma per carità ormai sono stati spesi, per non avere ancora ottenuto nulla quanto l'Emilia Romagna e quanto, quindi non è possibile però pensare che ci siano, e adesso andremo a vedere, soldi che mettano nel bilancio del governo, nella finanziaria, quella che andranno ad approvare per il reddito di cittadinanza, che io trovo sia davvero una delle cose peggiori che potevano essere discusse in questo momento, e non per quell'autonomia che il Veneto e altre regioni stanno chiedendo da più tempo. Allora, vuole finire di difendere i delinquenti, nessuno mai dice quanti italiani sono stati ammazzati in casa propria dai ladri, ma appena una persona spara al ladro, eccetera. Ovviamente si riferisce alla questione di Freddy Pacini, il gommista di Arezzo, che ha sparato ad un ladro che era entrato nel suo capannone dove dormiva questo gommista, l'ha affrontato col piccone, e allora Pacini ha sparato, e quindi parleremo anche stasera di legittima difesa. Allora, Sindaco, intanto diciamo che i problemi sono moltissimi, c'è in vista la procedura di infrazione, perché adesso l'Unione Europea sta accelerando nonostante le trattative del governo e un po' di ripensamenti, ma l'Unione Europea con questa procedura di infrazione andrà avanti. Ovviamente poi il reddito di cittadinanza, i migranti, cioè, i sindaci, il sindaco di Est in tutto questo magari potrà dire sì, però tutte queste cose in qualche modo ci volano sopra la nostra testa, ma resta il fatto che quello dell'autonomia è un sogno ed è un progetto in cui un'intera popolazione crede, no? Sì, come ha detto proprio bene, un'intera popolazione crede, perché io ricordo molto bene le elezioni del referendum, che per fortuna ci sono state, perché abbiamo visto quanto noi veneti ci sentiamo veneti, e questo per me è anche un motivo di orgoglio. Una comunanza, una regione che diventa comunità in questo modo, e quindi questo a me fa molto piacere. Ma la ministra del Sud, se vogliamo usare questi termini che lei prima ha usato, il Sud e il Nord, però la ministra Lenzi non ha rispetto dei cittadini. I cittadini hanno risposto in una maniera inequivocabile rispetto all'autonomia, e noi del Veneto crediamo fermamente che tutto il lavoro che facciamo, una buona parte del lavoro che facciamo, e quindi delle tante tasse che paghiamo, sarebbe cosa buona e giusta restassero qui per aiutare tutta una serie di settori di cui abbiamo estremamente bisogno. Noi sindaci abbiamo bisogno oggi di più risorse, perché ahimè, con i vari governi che si sono succeduti, la nostra regione, le nostre aziende, le persone, attraverso tutti i problemi anche degli istituti di credito, eccetera, sono stati depauperati.
I comuni hanno subito dei tagli a volte imbarazzanti, tali per cui le manutenzioni, dalle manutenzioni fino al sociale, fino alle scuole, fino a tutto quello che dobbiamo prendere in mano, e quindi ogni giorno è una lotta per noi. Mancano le risorse, abbiamo bisogno di risorse. Io credo che l'autonomia, più che un sogno, è un obiettivo a cui dobbiamo ambire. Il ministro Stefani sta facendo un lavoro molto importante, a cui noi crediamo. I 5 Stelle hanno amministrato poco dal punto di vista della pubblica amministrazione, si vede anche da queste prese di posizione, non sanno forse a volte qual è la realtà vera, autentica, i bisogni veri e autentici dei cittadini. Mentre sul reddito di cittadinanza, se vuole, ne parliamo dopo, volentieri. Ci arriviamo sicuramente. Allora, buonismo e responsabilità, in che rapporto stanno? Tanti sms, molti tornano sulla vicenda del commerciante che ha ucciso il ladro. È molto sentita qui in Veneto la questione della legittima difesa. Allora, settimo Gottardo, stupisce un po' che dopo un'intervistona della Lezzi al Corriere e anche poi questa risposta a Question Time, il ministro Stefani non abbia replicato. Noi oggi l'abbiamo cercata, ma non aveva la possibilità di rispondere. No, per la verità il ministro Stefani il suo dovere, il suo mistero l'ha fatto. Lei ha preparato una risposta, e che mancano all'appello due cose molto pesanti. Non è solamente la ministra pugliese del Mezzogiorno che si oppone, come abbiamo visto prima, ma ci sono ben 6 ministri grillini che non hanno ancora dato risposta, dato i pareri dei loro ministeri. Quindi c'è una forma di ostruzionismo politico. Non a caso la brava Stefani cosa ha fatto? Dice: ma io ho messo il mio provvedimento di autonomia, che è pronto e concordato col precedente Zaia, l'ho messo sul tavolo del capo del governo, cioè, del povero Conte. La famosa bozza. Quindi, la bozza. È chiaro che siamo di fronte a un dato proprio politico molto rilevante. Perché molto rilevante? Molto rilevante per due motivi, guardate. Primo, vogliamo vedere intanto se sarà o meno vestita di finanza, di denaro, questa autonomia. Perché, come dicevano, io ripeto sempre, i vecchi veneti saggi, homo sine pecunia, imago mortis, lo ripeteva anche il mio parroco. Cioè, l'uomo senza soldi è come è morto. Così, l'autonomia senza soldi è morta, non è utile. Quindi voglio capire come verrà vestita, se mai verrà vestita. La seconda cosa, temo anche che sia una cosa un po' vecchia. Io ho simpatia per gli amici della Lega e spero che si ravvedano di questo governo qui, grillini, che è dannoso, e quindi ritornino all'ovile. Però, anche quando c'era la Lega Nord, comandavano i Lombardi, i veneti sono sempre stati tenuti sotto. Non vorrei che adesso che la Lega è diventata un partito nazionale si ripete la solita storia, che alla fine non saranno più i Lombardi, qui saranno tutti i leghisti di tutta Italia, i veneti sempre tenuti sotto. Da questo punto di vista allora bisogna vedere come reagirà il presidente Zaia, perché sul referendum aveva avuto i voti di tutti, anche di quelli che non sono strettamente leghisti, tutti quelli che credevano nell'autonomia. Il sindaco Galana per primo votava per questo, molti sindaci che non erano leghisti hanno votato, molti che culturalmente non sono leghisti hanno votato con Zaia e per Zaia, credendo su questa linea. E quindi io sono ancora un po' pessimista, perché adesso il tempo che ci porterà, come dicevi tu direttore, al 21 di dicembre è un tempo assorbito dalla finanziaria, sì. E quindi per l'autonomia poco tempo di fa. Diceva prima qui che è molto saggio il presidente degli artigiani di Treviso, ma dice nella finanziaria non si vedono mica tanti segni di soldi disponibili per l'autonomia, quindi ci dava una traccia che non ci sono molte speranze da fare. Però io a questo punto mi aggrappo al senso politico. La Lega Veneta dà un segnale, che capacità di resistenza Zaia e tutti quelli che hanno votato per lui, io compreso,
Ma come resisterà? Ma lei ha capito tutto cos'è qui? L'autonomia a Gottardo? Ha capito cos'è l'autonomia? Certo che no, che non l'ha capita. Da questo discorso lei dimostra di non averlo capito. Io l'ho... Il residuo fiscale, l'autonomia è dare, non da, dare materie e corrispondente denaro. Fermo il residuo fiscale? No. Perché altrimenti... No, guardi che il residuo fiscale non va toccato. Perché se lei pensa cos'è il residuo fiscale... Il residuo fiscale è ciò che resta dopo che sono stati pagati tutti i servizi che questo, i debiti utilizzano. Questo lo sappiamo. Quindi se quei servizi vengono dati, se vengono date le materie alla Regione Veneto, viene dato anche il denaro, ma senza toccare il residuo fiscale. No, questo lo sappiamo, è una vecchia storia. Ma no, è così, è così. Avete ingannato. Questo è ciò che la Lega ha ingannato i debiti. Il dibattito attuale, la richiesta attuale delle regioni, non solo del Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, quelle che vedono lo sviluppo delle autonomie regionali a più velocità. Tutto qui prende atto che il paese. Ma il residuo fiscale, il residuo fiscale rimane così, secondo un trend storico, non è autonomia, tutto qui è preso in giro. Infatti. Qui c'è una prova politica. La Lega Veneta sarà capace di rispondere al consenso ampio che ha avuto? Ma più cos'è l'autonomia? Cos'è l'autonomia? Toccare quel residuo fiscale o no? Ma no, tutto non è toccare quel residuo fiscale. Ditelo chiaro, si dica chiaro, non è toccare quel residuo fiscale. Non è vero. Quello che abbiamo chiesto, quello che ha chiesto il Presidente Saia, quello che hanno chiesto i veneti è... l'autonomia su alcune voci di competenza. Sono stati ingannati, sono stati autonoma, ingannati. Vestita, altrimenti non è sono stati ingannati, altrimenti è decentramento. Tutto qui, il decentramento di spesa non è l'autonomia. Ma, ecco, comunque voglio dire, Sturaro, la Lega col peso che ha politico in questo territorio potrebbe esercitare volendo delle pressioni molto più forti, sì, no? Ma questo su questo non ci piove. La Lessi, no? La Lessi però, scusami. La Lessi ha detto una cosa, cose indecepibili. No, è ha detto cose indecepibili che sono nella logica dell'autonomia. Noi l'autonomia sarà data a parità, senza incidere sul bilancio dello Stato. Daremo delle materie al Veneto, toglieremo del denaro, ma fermo quel restando quel residuo fiscale che deve andare a vantaggio delle altre regioni, perché le altre regioni si preoccupano del residuo fiscale. Non gli interessa niente delle materie, gli interessa il residuo fiscale. Allora sentiamo il professor Pontelli su questo, insomma, anche dal punto di vista dei conti. A dire la verità, secondo me qua sta arrivando a bomba un bluff clamoroso, che è stato quello del venduto, come se, io ricordo, vado un po' a braccio, entro 3 mesi noi al governo faremo l'autonomia, certo. Se arrivo io in 3 settimane facciamo tutto. Signore, l'autonomia è una cosa talmente complessa e complicata, per arrivare alla quale ci vorrebbero 10 anni di persone capaci e competenti, che queste non sono, per arrivare a ipotizzare uno scenario istituzionale nel quale il Veneto potesse veramente trattenersi una parte del prodotto interno lordo che viene prodotto da noi, quindi di conseguenza diventa prelievo fiscale, e mantenere, come fanno le regioni autonome del Val d'Aosta, Friuli, Venezia Giulia, via di seguito, e poterlo spendere qua. Ma questo è un progetto istituzionale che è talmente complesso ed articolato che dovrebbe vedere no gente da bar come Salvini, costituzionalisti, persone che sono competenti, che possono valutare tanto i vantaggi e soprattutto le possibili opposizioni che potrebbero venire in questo caso. Però, professor, ci sono Bertolissi, Antonini, sì. Bertolissi è un professore di primissimo livello, è stato mio professore, sì, ma ho capito, ma Bertolissi, ma il problema di Bertolissi è che Bertolissi rappresenta la parte intelligente della questione, ma non è lui che va in televisione, in televisione ci va Salvini, tutto il Veneto. Quando? Ma lui deve andare tutto il Veneto a spiegare cos'è l'autonomia, a spiegare che in ogni regione c'è bisogno di stare attenti ai
costi e alle spese e che si devono equiparare. Ma benissimo, ma lei non dica che Bertolissi è andato in tutte le città. Bertolissi, allora, se a lei non piace Salvini è una cosa, è un'altra cosa. Bertolissi è stato il mio professionista. Non è certo neanche Salvini uno da bar, se permette, visto che una serie di persone di italiani lo hanno votato, per cui allora lei lo butta in faccia anche agli italiani. Ma mi permetto, mi faccia per tutta l'età, allora si proponga lei. No, ma io no, perché no? A me non interessa l'autonomia, a me non interessa il problema. Allora va bene, che si sia una siringa venga speso. Io Bertolissi l'ho avuto come professore di diritto costituzionale, ho fatto 30 lode con lui, quindi lo conosco sicuramente meglio di lei. Allora non può dire delle bugie su Bertolissi, perché ha capito. Ma di Bertolissi, parlo di Salvini, come siete Bertolissi? Ma perché lei ha detto che solo Salvini vuole l'autonomia, non è vero? Politicamente viene gestita come se fossimo al bar sport. Ma va là, ma perché dire queste cose? Siamo arrivati a bomba. Siamo arrivati a bomba. Adesso siamo riusciti a tenere. Ma lasciateli lavorare queste persone. È un anno e mezzo. Ma quale un anno e mezzo? Sono cinque mesi che sono al governo, avete già da dire. I grandi. Quando arriverà l'autonomia, si rivelerà farlocca, perché non andrà a toccare una lira del residuo fiscale. E quindi i veneti si incazzeranno, ma gliel'ho detto, non andate a votare, che cazzo siete andati a votare al referendum? Dai, 15 miliardi, cioè dei 15 miliardi no, resteranno inalterati e sarà autonomia con tutto il resto, ma i soldi andranno dispersi dove vanno dispersi oggi. C'era un sms, cos'è che era? Salvini, l'unico che può salvare l'Italia, Salvini fuori dall'Italia, clandestini e criminali, o portarli in Vaticano a casa dai sinistri, Verona, mandatelo, noi mandiamo tutto, e tutto quello che arriva non riusciamo a darli tutti, che sono più di 1.500, se andate sul nostro sito www.retevene.it li rivedete in ordine cronologico, in due ore ne riusciamo a passare 200-300, purtroppo. Allora, Vendemiano Sartor, ecco, per esempio, gli imprenditori sull'autonomia fanno conto o è qualcosa che incide allora, fino a un certo punto? Il tema sarebbe il tema dei temi, la priorità di questo paese, mettere ordine al sistema istituzionale, perché dall'entrata delle regioni del 1970 la confusione regna sovrana. Se noi vogliamo effettivamente avere un paese più virtuoso, un paese dove effettivamente realmente si possano abbassare le tasse, se non vogliamo far debito bisogna diminuire la spesa pubblica, ma non la spesa pubblica degli investimenti, la spesa pubblica dell'apparato. Ma non è questo è il tema. Questo è il tema. Allora, la questione dell'autonomia, del federalismo, chiamiamola come si vuole, va affrontata in maniera seria, senza slogan, scegliendo quelli che sono i poteri che rimangono in capo allo Stato centrale e quelli che sono i poteri che vengono dati agli enti successivi. Purtroppo ogni tentativo di riforma di questo Stato, bene o male, per cominciare a scardinare, poi viene politicizzato e i referendum fanno la fine che hanno fatto, perché nella stessa maniera è stata bocciata una riforma fatta dal centrodestra al tempo di Berlusconi e la Lega del governo, di Calderoli avanti, la stessa cosa è stata bocciata la riforma di Renzi, o buona o cattiva che fosse stata. Quindi questo è il vero problema. Dopodiché è evidente che le riforme successive alle regioni, parlavamo prima con Settimo, tutta la questione della riforma fiscale, delle riforme della tassazione che ha portato all'accentramento di tutte le risorse a Roma e poi distribuite ai comuni, e i decreti cosiddetti stammati successivamente approntati sulla spesa storica, evidentemente hanno portato una diversità di trasferimento dallo Stato agli enti territoriali, perché i comuni più virtuosi, come potevano essere i nostri, dei nostri territori, avendo sempre fatto i bilanci in pareggio, non avendo fatto i bilanci in perdita, aveva una spesa media molto più bassa rispetto ad altri territori. Qua, da là nasce il problema. No? Oggi credo che ci sia l'altro elemento che voglio dire, è che è sbagliato mettere il nord contro il sud,
perché questo paese esce dai problemi che ha solo se anche il sud riesce a produrre un po' di ricchezza ed essere messo in condizione di produrla. Quindi il problema non è continuare con l'assistenzialismo o pensare che la ministra Stefani è una ministra per l'attuazione del federalismo o dell'autonomia, non è la ministra del nord, perché anche il presidente della Puglia, come si chiama? Sì, della Puglia, ha detto che anche la Puglia chiederà l'autonomia. Sì, no? Quindi per dire che questa questione dovrebbe essere affrontata senza ideologie, con calma, evidentemente in 3 mesi non si fa nulla, però neanche aspettando di 10 anni, no? Altrimenti, altrimenti fallisce il paese. Ma siete convinti che Roma rinunci al residuo fiscale? Il problema è questo, no? Il problema è che la spesa, le risorse dovrebbero essere prese dallo Stato centrale, non dal nord o dal sud, e compensare, altrimenti che senso ha mantenere la stessa spesa centrale? Questo porterebbe non a una diminuzione della spesa, ma a una maggiore spesa se potenziamo le regioni. Una delle ragioni per la quale farete questa manifestazione a Milano è anche quella del reddito di cittadinanza, cioè di risorse spostate non sulle imprese ma sui disoccupati. Il problema della spesa non è quanta spesa si fa e dove si fa la spesa, perché abbiamo visto che politiche assistenziali, questo dice la storia, no? Non hanno risolto il problema del sud, e continuare con politiche assistenziali vuol dire non far crescere neanche loro. Le stesse risorse investite su opere pubbliche potrebbero portare a una crescita dell'economia e non a una spesa per la spesa, perché abbiamo visto che anche gli 80 euro che erano stati dati anche dal governo Renzi, diciamo così, nella busta paga, per cercare di aumentare i consumi, non hanno prodotto questo, perché se noi teniamo un paese sempre in guerra, è evidente che la gente sta in difesa e non spende, no? Dobbiamo dare anche un po' di messaggi positivi e messaggi anche di futuro, perché se teniamo sempre lotte e insicurezza, abbiamo visto i dati, no? Che sono usciti qualche giorno fa sui risparmi e i conti diciamo così degli italiani, dove Treviso è la terza città d'Italia, no? Per risparmi, e i risparmi sono aumentati in 10 anni i depositi del 237%. Cosa significa? Significa che la gente non spende più in base a quello che prende, spende meno, significa che ha paura del futuro, e stessa cosa poi lo fanno le imprese. Quindi il tema è chi governa deve cercare di evitare gli scontri e soprattutto di dare una prospettiva di visione, in modo che chi ha qualche risorsa la mette in circolo, e anche chi ne ha meno cerca di fare anche qualche investimento a debito per cercare di progredire, altrimenti tutti stanno in difesa e invece di migliorare si peggiora, tant'è che i segnali che vengono anche negli ultimi periodi dell'economia sono un po' di attesa, diciamo così. Allora, siamo a un mese dal disastro, dall'ondata di maltempo che ha colpito e devastato soprattutto il Bellunese, vediamo a un mese di distanza siamo tornati sui luoghi più colpiti, vediamo i servizi dei nostri inviati. 5 morti, centinaia di evacuati, 400 chilometri di strade danneggiate, case scoperchiate, 100.000 ettari di bosco schiantato al suolo, danni complessivi stimati in oltre 1 miliardo di euro. A memoria un evento meteorologico mai registrato in Veneto, più tremendo ancora della disastrosa alluvione del 66, perché alla furia dell'acqua stavolta si è unito il vento, le cui misure hanno eguagliato quelle degli uragani che squarciano le città delle coste statunitensi. L'emergenza in tutta la regione scatta giorno 27, quando i previsori di ARPA, seguendo il volo che sta calando dal nord Europa, intuiscono le proporzioni distruttive dell'evento che si sta avvicinando al Veneto. La decisione immediata della struttura di protezione civile regionale, d'intesa con le prefetture, di dichiarare dapprima la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, poi degli uffici pubblici, seguiti nell'area dolomitica dall'invito alle aziende di anticipare la chiusura delle fabbriche, si rivela salvavita nelle 4 ore più cruciali dell'episodio di maltempo, che fra le 18 e le 22 del 29 ottobre cambia la morfologia di intere aree del Veneto, dalla montagna al litorale.
L'acqua travolge il bypass del ponte sul Piave a Susegana, riaperto poi a tempo di record, e il ponte di Barche a Eraclea. A Belluno il Piave esonda, in città erade al suolo il parco fluviale di Lambioi. Le golene vengono sommerse da 3 metri di acqua e fango, in montagna le colate di detriti invadono paesi e villaggi. In laguna l'acqua alta, che raggiunge il suo record storico, invade e danneggia gravemente la Basilica di San Marco. A guardarlo oggi, quel Veneto ferito stringe ancora il cuore. Dove non sono arrivati subito i soccorsi è stata la popolazione laboriosa per antonomasia a non perdersi d'animo e a rimboccarsi le maniche. È passato il peggio. Un mese dopo Feltre è un'altra cosa. A Feltre i feltrini sono sempre forti perché si danno da fare. Siete, che cosa si ricorda di quella sera? Tremava la casa come il terremoto. Si è perfino rotta in parte. Sono più di 200 le abitazioni danneggiate, mentre oltre 100 sono i milioni di danni riportati dalla rete idraulica, 260.000 le utenze elettriche saltate, 1.800 i generatori messi in uso, molti dei quali attualmente garantiscono l'energia alla parte alta della provincia di Belluno, più volte indicata come l'epicentro del maltempo di un mese fa. Commissario delegato per gli interventi è Luca Zaia, nominato con ordinanza firmata dal capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli. La grande sfida, ha detto il presidente del Veneto, a recuperare i danni subiti dalle strutture pubbliche e private, ma il ritorno alla normalità non può prescindere dalla necessità di rispondere all'immane catastrofe che abbiamo subito nei boschi, con 100.000 ettari rasi al suolo. Questa è una sfida unica e nuova per il Veneto e per l'Italia, dove un danno del genere non si era mai verificato prima. Servizio di Tiziana Bolognani, ecco, sindaco, proprio ieri, l'altro ieri, la presidente del Senato Casellati, padovana, ha detto: non è che adesso, siccome, visto che i veneti ce l'hanno fatta da soli, li si può dimenticare, no? Ci si può permettere di non sostenere così la ricostruzione delle zone più colpite. Lei è stata, tra l'altro, sì. No? Questo è il Veneto, questa è la bellezza di noi veneti. Io ho avuto il piacere e l'onore di andare a San Vito di Cadore qualche giorno fa a trovare il sindaco, perché ci tenevo a vedere com'era la situazione, ma anche perché abbiamo un legame di amicizia con San Vito di Cadore. Noi ogni anno a Natale ci donano un albero. Ho pensato, non è il caso, no? Ne sono caduti tanti, non è il caso certo di festeggiare con un albero, perché ormai la situazione lì è difficile. Invece ho trovato un paese straordinario che si è rimboccato le maniche immediatamente. Il sindaco mi ha detto 4 giorni senza luce. Il prefetto di Belluno ha avuto un'intuizione, una capacità straordinaria di salvare vite umane, chiudendo le scuole e soprattutto anche chiudendo le attività economiche, e da lì sono partiti anche gli altri prefetti. Vedere una terra ferita, ma che scendevano da ogni casa con gli attrezzi possibili per liberare le strade. È come essere 4 giorni di senza luce, mi diceva, era come tornare al Paleolitico, cioè pensando ai loro nonni che vivevano nelle loro case in cui c'era la mucca col latte, c'era la legna per scaldarsi quando nevicava, potevano restare anche un mese senza aver bisogno di nessun altro, ritrovarsi in montagna con queste difficoltà è stato, mi ha riferito, per alcuni versi, anche per certe persone magari fragili, è motivo di paura. E invece poi tutti hanno reagito molto bene e vedi oggi un San Vito di Cadore, che saluto con grande affetto, che ci regala un albero ferito, e sarà il nostro albero della solidarietà a Est per il Natale di Est, un albero ferito, quasi cadente, che appunto deve essere assolutamente tolto per motivo di sicurezza, e domani alle 3 arriva in Este e inviteremo il sindaco, perché raccoglieremo fondi per loro durante tutto il Natale, ma anche oltre il Natale. Il popolo bellunese ha reagito, perché sono delle rocce, loro sono le rocce del bellunese, gli abitanti del Cadore sono le vere rocce del bellunese, e ho visto una situazione molto critica, però con una reazione straordinaria. Questo è il Veneto da ammirare e da aiutare quanto più possibile.
Bravo l'assessore regionale, grande Zaia, che hanno con l'organizzazione della protezione civile, mi hanno raccontato alcune fasi molto importanti dentro i centri appunto di emergenza, nelle prefetture, anche ricordo il consigliere provinciale appunto, che sono stati quattro giorni senza dormire, senza tornare a casa, per cercare, e che poi alla fine piangendo si domandavano: ma abbiamo fatto tutto il possibile? Questo è il Veneto. Allora si tolga lo statuto speciale alla regione Sicilia, no? Qualcuno dice che è uno degli sms più ricorrenti questo quando parliamo di autonomia. Andiamo a Roccapietore, vediamo come si è rialzata da sola Roccapietore, non ancora del tutto, ma vediamo qual è la situazione oggi rispetto ai danni enormi che erano stati provocati. Poi sentiamo professor Sturaro sulla sommossa dei gilet gialli in Francia, poi glielo chiedo. Vediamo il servizio a Roccapietro. È arrivata la neve in montagna, ma il lavoro di cura del territorio ferito non si ferma. 30 giorni dopo a Roccapietore il cielo è grigio e soffia il vento. Ma è una carezza rispetto agli schiaffi violenti che la sera del 29 ottobre la natura ha inferto con inaudita violenza ai territori delle Dolomiti bellunesi. Vento e acqua hanno distrutto boschi e danneggiato villaggi. Qui a 1200 metri, come in tutti i comuni montani isolati per giorni interi, la vita continua. Siamo qui finalmente in grado di dire, abbiamo anche portato a casa dei bei risultati sulla sistemazione del territorio. Resta la perplessità grossa sui danni causati da quell'alluvione di un mese fa, che sono 107 milioni, che è una cifra astronomica per un piccolo comune come il nostro. Innumerevoli disagi legati alla mancanza di luce e acqua. Ora, nella fase di post-emergenza, si lavora senza sosta al nuovo acquedotto, così come al ripristino dei collegamenti dell'alta e della media tensione. Finora la mia popolazione ha reagito in maniera esemplare, anche senza acqua nelle case. Hanno capito che senza acquedotto l'acqua non poteva arrivare. Hanno capito che il gestore delle acque, il BIMGSP, ha fatto un miracolo con dei potabilizzatori, pescando l'acqua da autobotti che arrivano intercambiabili. Insomma, stiamo facendo i miracoli per dare un po' di acqua senza magari tutta la pressione necessaria a buona parte delle nostre case, e hanno avuto una grande pazienza. Io chiedo a loro di avere la stessa pazienza in futuro. Tutto e subito non si potrà avere, bisognerà attendere almeno 3, forse 5 anni, dice il sindaco di Roccapietore, che guarda i danni complessivi del suo territorio che si estende fino alla sponda nord del lago di Alleghe. Anche lì bisognerà intervenire, e presto. Quello è il biglietto da visita di una valle cui proprio in questi giorni il Touring Club ha assegnato la bandiera arancione e che vanta fra i borghi più belli d'Italia i serrai di Sottoguda, cancellati dalla furia dell'acqua. Villaggi che non possono essere dimenticati e che torneranno a vivere anche grazie al calore della catena di affetto che sta incitando la loro rinascita. Ancora Tiziana Bolognani. Senta, Sturaro, la Francia è diciamo invasa dai manifestanti che protestano per un aumento di pochi centesimi del prezzo dei carburanti, poi di altre misure del governo Macron. Qui gli unici rivoluzionari in Italia siete lei e il generale Pappalardo, cioè altri non è, come mai? Cioè, la domanda è: allora direttore, la rivoluzione deve avere un obiettivo, la libertà, maggiore libertà. I gilet gialli francesi, cioè, non vogliono più libertà, vogliono più Stato. Stato non quello di Macron, però. No, non quello di Macron. Quindi non hanno nulla di rivoluzionario, hanno tutto di politico, vogliono solo cambiare Macron. Non vogliono più Stato, vogliono più oppressione. Quindi è una rivoluzione che non ha senso. La rivoluzione, per essere tale, non deve chiedere diritti, perché se chiede diritti si trova il primo che glieli promette e diventa suo padrone. Quindi questo è quello francese, è un popolo che chiede diritti, che chiede qualcosa allo Stato, e lo Stato glieli darà, ma non cambieranno nulla, la loro situazione di libertà peggiorerà.
Ed è quello che sta avvenendo, che è avvenuto negli ultimi 30 anni, è avvenuto, tutti chiedono allo Stato, tutti chiedono allo Stato qualcosa. E cosa fa lo Stato? Ruba soldi a lui per darli alla signora. Ma la signora non me ne voglia. Cioè, toglie agli uni per dare agli altri, ma cosa fa? In questa operazione di togliere agli uni e dare agli altri, si riempie le tasche, si riempiono le tasche una masnada infinita di farabutti, parassiti e delinquenti, che sono dentro lo Stato e che non hanno nessun interesse a migliorare la situazione, anzi, hanno interesse a peggiorarla. E abbiamo... l'altro giorno ho sentito la signora, l'assessore Donazzan della Regione Veneto, che si vantava di destinare 3 milioni e 500 mila euro per 70 progetti volti a far rientrare dei cervelli che erano espatriati. Cioè. Cazzo! Prima politici, create le condizioni perché i cervelli vanno via. E com'è che creano le condizioni perché vanno via? Tassando troppo. E dopo usano i soldi di quelle tasse per farle rientrare. E si fanno belli di questo. Questi sono i nostri politici. Ma se dopo parliamo dei burocrati, è anche peggio. Se parliamo dei magistrati, Dio si salvi. Anzi, i magistrati sono i primi delinquenti di questo paese. Direttore. E per loro non possiamo accomunarli, accomunare tutti. Direttore, ma lei si rende conto che un certo Davigo ha detto non ci sono cittadini onesti, ci sono solo cittadini non ancora condannati. Per questa sua frase dovrebbe essere mandato via a calci in culo dalla magistratura, perché vuol dire che parte dal presupposto che tutti i cittadini sono colpevoli. E questo è un magistrato che ha addirittura la televisione, la RAI, che doveva cambiare, ma mi pare che non cambi, perché il direttore della RAI 1 è una signora del Manifesto. Sì, era il Manifesto, ha fatto un percorso. Insomma, il direttore è tutta gente che non ama la libertà. Ce ne sono tantissimi. Io mi vanto di essere l'unico rivoluzionario che ama la libertà e che lavora per la libertà. Non me ne frega un cazzo di tutto il resto. Lo Stato va da Remingo. Potremmo citare tanti politici che erano a sinistra, sono andati a destra, viceversa, insomma. È il gioco, è il teatrino di questo Stato mafia. Allora, professore, a parte i giovani che sono espatriati, poi si sta parlando molto... 250.000 nel 2017. 250.000, tantissimi. Si sta parlando molto dei pensionati, perché Salvini ha detto che entro febbraio probabilmente partirà la quota 100. No? Sulla quota 100, lei da economista cosa pensa? Cioè la pensa come Boeri o pensa invece che sia una misura assennata? Io francamente non riesco a capire le priorità di questo governo, lo giuro. Probabilmente è una colpa mia. L'inverto non lo sta invertendo le priorità. Il rivoluzionario Sturaro ha detto una cosa, io la metto in bella coppia. I due poteri che sono in Italia sono la gestione del credito e la gestione della spesa pubblica. Sono le vere forme di potere adesso. Questo è inequivocabile. Tornando al discorso delle pensioni, allora noi abbiamo la settimana scorsa emesso, cioè il Ministero del Tesoro è andato sul mercato a chiedere 7 miliardi di debito, ne è stato sottoscritto 2 miliardi e 100, 4 e 9 sono tornati a casa. Questo è un segnale che se uno fosse al Ministero dell'Economia si chiederebbe: ragazzi, qualcosa va male. Io non discuto che la quota 100 possa essere una cosa positiva o reddito cittadinanza possa essere una cosa anche positiva se gestito in un certo modo. Io lascio perdere, possono essere quello, pure anche le vacanze sulla luna per tutti quanti. Il problema è ce li possiamo permettere e soprattutto in queste condizioni siamo in grado di andare sul mercato a chiedere la sottoscrizione del nostro debito quando già siamo sotto scacco da parte dell'Unione Europea? Io dico di no. Di conseguenza, se fossi Ministro dell'Economia direi: guardate ragazzi, questi sono i nostri obiettivi, li faremo non in 3 mesi, in 5 anni, perché queste sono le condizioni economiche, perché hai comprato una macchina usata da Renzi a Gentiloni e via via fino a Monti, che è stata portata in certe condizioni con un maggior debito che
ha un suo peso, per cui tu hai una macchina che deve essere revisionata, una volta revisionata puoi dire ok, adesso cominciamo a correre. Tu non puoi correre con una macchina che non ha superato la revisione, che ha le gomme lisce, come te l'ha lasciata in queste condizioni il governo Gentiloni. Invece loro pretendono di correre non avendo le condizioni minime. Purtroppo bisogna mettercelo in testa, rispetto, io lo dico sempre, siamo nella stessa medesima situazione del governo Berlusconi del 2011, del quale introdusse le clausole di salvaguardia, con una piccola differenza: 361 miliardi di debito in più, che in lire sono 700, una cifra 700 inimmaginabile, in lire, 700 oltre 700 miliardi di lire. Questo dovrebbe invitare le persone a dire: ragazzi, qua la situazione è molto più grave. Apro una piccola parentesi. Giustamente il presidente della Confcommercio parlava dei depositi Confartigianati, chiedo scusa, sì. Non mescoliamo. Negli ultimi 10 anni le banche hanno aumentato i depositi del 75%, d'accordo? Questo è uno, ti indica essenzialmente uno che la gente, come giustamente diceva, non spende perché ha paura, quindi incerta nel futuro. Due, che è evidente che le banche stanno tradendo completamente la propria funzione istituzionale, perché se confronti questi dati con quelli relativi agli investimenti dei distretti industriali da parte delle imprese, a fronte di questi aumenti ci sono diminuzioni, per esempio nel settore dell'occhiali di Belluno, del 40% a Longarone, del 30% a Santo Stefano di Cadore, del settore del prosciutto a Parma del 18%. Quindi il vero problema adesso è, noi dovevamo ragionare di reddito cittadinanza, che io non discuto, questa è una cosa stupenda, ma non ce la possiamo permettere, quota 100 non ce la possiamo permettere. Noi dovevamo cominciare a ragionare, dovevamo mettere in piedi questo Stato, perché se non lo facciamo adesso ce lo faranno fare gli altri, perché non è niente, non sono niente i 3 miliardi e mezzo, i 7 miliardi che verranno casomai chiesti a garanzia qualora non venissero accettate i nostri cambiamenti. Quello che sarà grave, se le cose continuassero così, che ci chiederanno il rientro del debito aggiuntivo oltre il 60%, che vuol dire manovre da 63 miliardi minori spese all'anno, con un PIL che nell'ultima rilevazione è piatto, con i consumi che sono calati del 2,5% e per la prima volta al 2012 sono diminuiti i consumi alimentari, quindi la gente sta cominciando a rifare la fame. Allora vediamo, Conte è in Argentina per il G20, ha detto d'accordo con Mattarella tenere i conti in ordine. Sentiamo, Sindaco, sentiamo prima la ministra per le autonomie, Erika Stefani, che non parla di autonomia in questo caso, ma parla del decreto sicurezza. No? Sentiamo cosa dice. Grazie Fabrizio Frazione, in regia con Alberto Piovesan e Nicoletta Rizzetto. A lungo termine di Italia. È una settimana che resterà anche questa nella storia, perché è stato approvato il disegno di legge sulla sicurezza in migrazione. È un provvedimento importantissimo, importantissimo veramente per tutta l'Italia, per tutti gli italiani. Perché finalmente, dopo anni di incuria e anche di disinteresse verso un tema che è quello della sicurezza, stiamo dando delle risposte. E la risposta viene proprio da questo decreto Salvini, nel quale sono previsti degli importantissimi provvedimenti. Uno, le espulsioni per chi ha commesso, i richiedenti asilo che hanno commesso dei reati, ma soprattutto tutta una serie di provvedimenti che serviranno anche a portare le nostre città a un clima anche di serenità. Perché quello che c'è stato fino ad oggi è stato magari anche delle norme inapplicabili, inapplicate, ma soprattutto che non hanno concesso nemmeno a chi lo poteva fare, cioè alle nostre forze di polizia, l'arma più importante che hanno, che è l'arma della legge. Perché non occorre soltanto avere le norme, occorre poi metterle in pratica. E quello che noi abbiamo fatto è questo, cioè un provvedimento che è concreto, dove c'è la possibilità effettivamente di dare delle sanzioni, anche delle cose che magari tutti noi vediamo tutti i giorni, per l'accattonaggio molesto, per i parcheggiatori abusivi. Basta a questi comportamenti, che sono un modo anche di perdere anche della dignità delle nostre città, dei nostri paesi. E comunque tutto un insieme anche di piano di sorveglianza, delle videosorveglianze, che è un altro tipo di provvedimento che è importantissimo, perché c'è la possibilità di controllare, così di prevenire il crimine, di combattere il crimine. E questo si fa dando questi strumenti anche alle forze di polizia. Lo stesso anche di dare la pistola elettrica alla polizia locale.
c'è anche questa una possibilità, uno strumento in più per rispondere nei confronti di quella criminalità che abbiamo tutti i giorni, che purtroppo c'è e che è stata alimentata per anni da governi di sinistra o finti tali, che hanno previsto una serie di provvedimenti che in realtà hanno fatto uscire la gente dalle carceri, hanno evitato di dare come l'estrema sanzione, che è quella della reclusione, e che alla fine hanno creato un clima di impunibilità. E in questo clima di impunibilità i criminali ci hanno sguazzato. Ed è ora finalmente di porre fine a tutto questo. Infatti, ottenuto questo provvedimento, abbiamo delle altre sfide. La grande sfida è che porteremo a termine entro brevissimo è questa tanto richiesta da tutta la popolazione, legge sulla legittima difesa. Anche questo è stato un provvedimento sul quale noi abbiamo combattuto tanto, l'abbiamo portato avanti per anni, restando comunque un'istanza disattesa nel precedente governo. Quando ci si trova invece di fronte a delle situazioni dove effettivamente cittadini che si trovano nella situazione di essere aggrediti perché si trovano i criminali in casa e non si possono difendere, anzi rischiano di essere incriminati. Quello che vogliamo fare noi è dare la possibilità a queste persone di difendersi legittimamente, perché la difesa è sempre legittima, perché il domicilio è sacro e deve restare tale, perché se passa questo concetto per cui un criminale, prima di entrare dentro nella casa di un italiano, ci pensa magari due volte. E quindi queste sono queste nostre proposte e questi nostri obiettivi che ci daremo a breve termine. Perché questo cambiamento si sta facendo, sa da fare e si sta facendo già adesso. Stefani, allora, signor Giuriatti, cosa pensa di questo? Credo che davvero resterà nella storia questa settimana, ma a mio parere assolutamente non in maniera positiva. Io sono fermamente preoccupata di quello che succederà con il decreto sicurezza che è stato approvato, prima di tutto su quelle norme sull'immigrazione, e io le trovo davvero molto preoccupanti anche per noi comuni, per noi sindaci. I sindaci stanno non siamo stati sentiti su questo argomento. Cioè, per quali sono i punti che vi lasciano? Mi scusi, io non l'ho mai interrotta, vorrei finire di parlare. Per noi comuni era bello quando arrivavamo. Signora, vuoi parlare lei? Beh, no. Io mi taccio. No, adesso grazie. Poi facciamo. No, perché io non sono abituata. Già con il ministro Minniti erano diminuiti gli sbarchi del 75%, siamo arrivati adesso all'80%, quindi non è che siano questi grandi risultati. Eravamo riusciti a portare all'interno dei nostri comuni lo SPRAR, dove c'era una gestione anche dei comuni e quant'altro, è stato eliminato tutto. Per 10 euro che non vanno a richiedente asilo naturalmente, ma vanno alle cooperative, alle associazioni che gestiscono queste persone e che con quei 10 euro in più davano la garanzia, l'uso dell'imparare l'italiano, imparare a stare, quindi si dava anche lavoro a insegnanti, a educatori, ad assistenti sociali e quant'altro, tagliamo 10 euro al giorno per poi avere delle persone che non sapranno l'italiano, che butteremo fuori da questi sistemi di accoglienza, che non potremmo rimpatriare, perché non diciamoci le bugie, non abbiamo con i paesi africani, non abbiamo con tutti i paesi africani, perché non siamo riusciti ancora a farlo, non è riuscito Minniti con tutti, non c'è riuscito Salvini con tutti. E voi dite finiranno per le strade. Per le strade, sarà un problema aggiuntivo per noi comuni, che avremo queste persone a vagabondare. Io lo dico sempre, un giorno non mangio, il secondo non mangio, il terzo non mangio, il quarto probabilmente anch'io vado a rubare perché ho fame. Se queste persone invece vengono tenute all'interno di strutture dove, come è successo fino adesso, venivano educati a quella che poteva essere il loro futuro, anche insegnando, io parlo per le mie esperienze nel mio comune e quant'altro, con esperimenti per insegnare il lavoro, insegnare l'italiano, insegnare, non so, l'ho già detto ma lo ripeto, come si va in un supermercato italiano e ci si approccia con la gente, sono tutti lavori che dopo 2-3 anni siamo riusciti ad avere una situazione molto migliore.
Dopodiché, ma per carità, è vero, questi sono adesso sono preda della malavita organizzata, vedremo poi quando queste persone le molliamo. Invece di andare a migliorare quelle leggi che ci sono, tipo il Trattato di Dublino, che per me, che tu metti piede per la prima volta in Italia e da qua non ti puoi più muovere per 2 anni finché non ti verrà riconosciuto, migliorare questo, c'è gente che ha i genitori, che ha i parenti in un altro stato, ma siccome è approdato per prima in Italia, deve rimanere in Italia fino a che non riusciamo a dargli uno status di, continuiamo invece a trattarli come davvero degli invisibili, che saranno quegli invisibili che andranno ad alimentare quelle grandi strati di delinquenza che poi ci sarà per forza o per amore. Quindi io sono davvero molto preoccupata e temo che purtroppo questa settimana rimarrà nei nostri annali, ma come negativa e come davvero uno del... I morti nel Mediterraneo sono infatti sono per quello nessuno più tocca, dice niente. E i rimpatri... Ma lei sa quanti morti lo so, purtroppo sì, lo so, guarda, e adesso lo so. Sono praticamente azzerati o quasi? Ma non grazie a Salvini, mi scusi. E visto che grazie a Salvini, grazie a Renzi. Non grazie a Salvini. Siete una vergogna, sole 24 ore, non il manifesto. I migranti regolari riportati nei paesi di origine nei mesi di giugno, luglio, agosto 2018 sono stati 1296, mentre nel 2017, stesso triennio, stesso trimestre, 1506. Abbiamo sentiamo un altro sindaco sullo stesso argomento. Allora, mi domando il sindaco, non mi dica, che ha appena parlato chiaramente di sinistra, dove ha dato un'immagine completamente falsificata della realtà, proprio falsa. Ecco, il difetto più grande che hanno le persone di sinistra sono proprio quelle di dare assolutamente un'immagine distorta, bugiarda della realtà. Allora, io non faccio disquisizioni su Salvini o Renzi, eccetera, e mi fermo. Io guardi, faccio il sindaco. Non me la dà, signora Bella. Grazie per la bella, ma grazie per la bella, ma lei ha detto una serie di cose che assolutamente non corrispondono alla verità, pertanto sono false. Nel mio linguaggio e nel mio vocabolario è così. La situazione che ha trovato il governo attuale nei comuni, nelle città italiane era drammatica, ok? Fortunatamente, visto che io provengo da paesi dove vicino c'è Cona, c'è Bagnoli, dove c'erano il triplo di profughi rispetto agli abitanti, situazioni di degrado, Cona situazioni allucinante. Cona è stata chiusa con da Salvini? Scusi, perché non mi pare, conosco. È stata chiusa, signora. Allora, lei mi lascia parlare, io l'ho interrotto una volta, lei è già la terza volta che mi interrompe, la prego, di farmi parlare. Allora, se lei sta dicendo che tutto quello che c'era prima andava benissimo, mi permetta, è allucinante. La situazione dei profughi, la situazione dell'immigrazione, è una situazione che fortunatamente, perché altrimenti sarebbe stato un problema di una gravità estrema, non potevamo più andare avanti così, con la gestione di Renzi, con la gestione di Minniti, con la gestione di tutto quello che avete fatto fino adesso. C'erano situazioni che scoppiavano in termini di sicurezza, in termini proprio anche di dignità umana, perché di dignità si deve parlare. Allora, mettere a fare nulla, non a farli lavorare, non a insegnargli l'italiano, a fare nulla, a 800, 1000 profughi assemblati da queste fantomatiche cooperative che sono nate all'ultimo secondo per il business dei profughi. Dobbiamo dirle, è stato un grandissimo business che per fortuna è stato fermato. Non c'è dignità in tutto quello che è stato prima fatto di Renzi, i morti nel Mediterraneo, dove è nata molto prima di Renzi. Allora, la quarta volta che mi ha interrotto, dopo quando parla lei la interromperò altrettanto. Allora, se andava avanti così, i problemi diventavano ancora più gravi.
Oggi fortunatamente si cerca di gestire in una maniera più realistica, ci possiamo permettere quante unità ci dobbiamo permettere solo di far entrare chi effettivamente proviene dalla guerra e da situazioni di assoluta inciviltà, dai paesi in difficoltà, eccetera. Non chiunque. L'80-90% di chi entrava prima erano persone che non provenivano dagli Stati, infatti 94. Non hanno, dopo due anni, tre anni che facevano tutto il processo per avere lo stato di rifugiato, l'80-90% addirittura non era tale. Allora, questo è un grandissimo business che si portava dietro anche tutta una serie di schifezze umane, perché di questo, come lo schiavismo, l'attuale schiavismo, cioè avevamo ricreato quello che un tempo era lo schiavismo. Questo era intollerabile dal punto di vista umano, civile, di uno Stato, insomma. Non so dove lei ha visto tutto questo. Ecco, io l'ho vista nel mio paese, nel mio territorio, quando sono arrivata, e l'ho visto in una città di Padova, dove perfino sono inquisiti anche, ci sono delle situazioni molto delicate anche all'interno della prefettura. In tutte le cooperative, in tutte le associazioni cooperative ci sono, non ne parliamo, buoni, perché sono nate come, certo, i funghi solo per questo viaggio qua. Quindi guardi, non mi parli di cooperative, perché ne ho avute abbastanza in come questi due anni. Abbiamo già per, sì, l'ex caserma Serena, come? L'ex caserma Serena, che è di Treviso, è di Treviso, però, però diciamo, è confine mio, vicino, già da un 6-7-8 mesi sono abbassati notevolmente i numeri, è gestita molto bene, mi scusi, grazie, è gestita a Renzi, molto bene, Renzi di questo. Non c'è una cooperativa, c'è un'ATI, un'associazione temporanea di impresa, a capo con Nova Facility, che sta gestendo, con cui collaboriamo come comuni, anche Treviso, città di Lega, collabora chiedendo di darsi una mano, di servizi e quant'altro, quindi insomma io Casier, che non c'entro nulla, sono solo al confine, e Treviso, città con un sindaco di Lega, ha chiesto la collaborazione per gestire al meglio anche l'esterno di questa caserma, perché naturalmente i numeri erano parecchi. Io non ho detto che andava tutto bene, la caserma di Padova c'era prima che arrivasse Renzi ed è stata chiusa proprio durante il governo Renzi, e la Cona, a quanto mi risulta, è ancora aperta, è ancora con i numeri molto alti. No, guardi, lei si sta sbagliando di grosso, il mio segretario comunale è anche il segretario di Cona. Evidentemente sono informata. Sì, sì, le faccio parlare con il sindaco di Bagnoli, che si parlino di sicurezza e quant'altro, senza dare numeri ancora di uomini alle forze di polizia, che sono assolutamente carenti di uomini. Mi pare anche questa una grande buberata, detta in italiana. Allora, se devo votare, certo, se io ho rispetto per la divisa, ho rispetto degli uomini che la vestono, devo anche fornirgli degli adeguati mezzi e persone come per poter fare Renzi, quello che io ne vedo, noi italiani. Ha fatto Renzi, ma certo, chi lavora va in rovina, sì, ma vi rendete conto delle vostre teorie? Neanche gli straordinari li hanno pagati, adesso dobbiamo dargli i soldi dei straordinari che adesso non ha dato ai carabinieri. Sergio Gottardo, che con me sul piano ricordo, così di queste ultime iniziative sulla sicurezza, io non ho nulla da aggiungere a quello anche che ha detto la stessa ministra Stefani, se non che una considerazione generale, però, che è discriminante, che la sicurezza è come l'acqua, non si può privatizzare, è pubblica. Bravo. Se le forze sono di pubblica sicurezza. Bravo. E quindi se noi pensiamo che provvedimenti che potenziano e riequilibrano per esempio alcuni settori, è il caso dell'autodifesa, mi pare palese, abbiamo avuto esempi paradossali con pronunce di magistrati che erano veramente fuori della grazia di Dio. Quindi, però c'è un limite. Non pensiamo che risolviamo i problemi della sicurezza attraverso la sua privatizizzazione, questo è il punto fondamentale. E qui stiamo arrivando sul limite. Ma questo mi porta alla seconda considerazione.
perché se noi troveremo che alla fine dell'anno avremo una autonomia che è un bluff, cioè senza risorse, e non è che noi possiamo far finta di niente, fare come la bandiera che diceva il direttore, la amainiamo punta a capo. No, noi la bandiera non è amainabile, chiediamo che ci siano delle responsabilità. Allora la ministra Stefani, che nel Veneto rappresentava non solo il ministro per l'autonomia dentro il sistema paese, ma nel Veneto rappresentava il prolungamento della volontà di Zaia e della fiducia che Zaia aveva sempre incarnato rispetto all'opinione politica dei veneti. Quindi noi chiediamo che ci siano anche delle responsabilità da questo punto di vista. Responsabilità che però temo faremo fatica a raggiungere. Perché faremo fatica a raggiungere? Perché il fretta con cui vedo che questa maggioranza di governo ha di raggiungere alcuni punti che loro ritengono fondamentali di questo contratto, è una fretta talmente forte, e si vede, uno vuole portare a casa il reddito di cittadinanza, gli altri vogliono portare a casa la modifica della Fornero con un po' di sicurezza. Ma qui hanno esaurito il contratto però. Allora vuol dire che c'è la fretta di preparare una nuova fase politica. Io dico bene, meglio che prepariamo una nuova fase politica e che quindi anche nella nuova fase politica, io penso che sia corretto che la nuova fase politica sia un frutto non di un pateracchio parlamentare, ma di un nuovo bagno elettorale, io ritengo che vada tenuto conto anche del tema autonomia e di chi è coerente su questo tema e chi l'ha svenduto elettoralisticamente. Cioè tutta questa fretta sommata al fatto che non si può pensare con un contratto fatto 2 mesi fa duri 5 anni un paese, perché là il paese cambia di giorno in giorno, la vita cambia di mese in mese, di settimana in settimana. Qual può pensare di tenere accartocciato il paese bloccato in un contratto? No, la realtà è ogni giorno è nuova, e quindi io capisco che questo contratto, guardate, non per pregiudizio politico, io sono tra quelli, sono abbastanza neutro, sono speranzoso, se c'è una nuova generazione proviamola, però adesso l'abbiamo provata, ragazzi, finiamola, ecco, adesso di scherzare, perché il paese altrimenti qui va veramente male. Quindi, ripeto, vedo la fretta di chiudere quella finanziaria, in realtà la fretta di chiudere anche con questa esperienza di governo, perché non si può tenere bloccato il paese, i problemi nascenti nel paese in un contratto così ristretto. Quindi lei pensa che, insomma, dopo le europee questo governo forse potrebbe non anche, so se una volta approvata la finanziaria, dubito che questa finanziaria sfugga alle ire europee, non l'accettano. Allora, non l'accettano. Qual è la speranza di questo governo? Di ritardare le penalità, perché sanno che arriverà la bocciatura. Allora l'unica roba è dire allunghiamo le penalità, ma questo comporta che quindi prima che arrivino le penalità bisogna andare a votare. Senta, oggi Brunetta ha detto arriverà la troica grazie a Salvini, Di Maio e Conte. Lei, no, pensa, io cosa credo ne che pensa? Sia sbagliato pensare così, meglio che arrivino prima le elezioni. Ecco, io sono sempre del parere che è più corretto. Non la concederà mai. Arrivano. Non la concederà mai. Arrivano. Ma no. Arrivano. Noi, il sistema non può permetterselo. Scusa, io penso che possono arrivare. Io ho ancora fiducia, per esempio, che questa situazione non possa durare a lungo, ecco quello. Nessuna forza politica regge questo logoramento. Guardate che anche Renzi ha cominciato a dare in crisi quando hanno attaccato il padre. Quindi adesso c'è l'attacco al padre Di Maio, lei dice può portare alle stesse conseguenze. Emiliano Sartori. Però non è giusto che le colpe del padre ricadano sui figli. No, però purtroppo è sempre così. Neanche quelle dei figli sui padri. No, ma questo è più difficile, no. Ma al netto di questo, il padre se ne sta tranquillo.
io credo. Scusami, Sacco, diceva, ha detto che la Democrazia Cristiana a cui appartengo nel secolo scorso, i ministri erano tutti abbastanza anziani, erano per fortuna loro, tutti orfani, quindi rischio di non avevo questo verissimo. Adesso sono tutti ragazzi, quindi hanno tutti i genitori. Che ancora lavorano. No, lo diceva anche tra le righe la. Il ministro Stefani, cioè il problema di questo paese non sono le leggi, è la certezza della pena, questo è il tema, no? Perché sul decreto sicurezza non c'è solo la questione degli immigrati, che condivido va gestita e non gestita, no? Perché dopo qua sono in ballo anche problemi sopra di noi, e quindi credo che la questione sia molto complicata, però al netto di questo, anche per i cittadini stessi e per la sicurezza in generale, la certezza della pena è discrimine. Io posso fare leggi tutte quelle più rigide del mondo, ma se dopo ci vogliono sei anni, sette anni, dieci anni per fare un processo e intanto uno sta fuori, primo punto. Secondo, se noi cominciamo ad accentuare le procedure penali, o attrezziamo la questione della giustizia in senso complessivo, o altrimenti si corre il rischio che succeda come sta succedendo adesso, che i tribunali intasati in giustizia civile sono un deterrente poi per gli investimenti anche di stranieri in questo paese, perché se la giustizia è lenta non c'è giustizia, e se non c'è certezza dell'applicazione delle regole nessuno viene a mettersi un euro su questo paese, e non mi pare che non abbiamo bisogno di investimenti. Però non vorrei che portare il tema su queste cose sia l'elemento più importante. È vero che la sicurezza è percepita da tutti, quindi non voglio banalizzarla, però credo che il problema di chi governa sia sempre quello, visto che la coperta quella è, di fare delle scelte che vadano nella direzione dell'interesse generale. Mi riferisco soprattutto ai messaggi che sono stati lanciati anche prima sul servizio dei disastri che sono avvenuti, no? È stato fatto un conteggio che io credo sia anche riduttivo, che ci vogliono 40 miliardi, no? di costi per mettere un po' in sicurezza questo paese, no? Se andiamo bene a vedere, sono una cifra esorbitante, ma 15 miliardi tra reddito di cittadinanza e pensioni. In tre anni io faccio quegli investimenti, e spendere 40 miliardi in opere in questo paese può essere l'elemento che aiuta anche a uscire da quella situazione di stagnazione dell'economia, perché sono risorse che vanno da moltiplicatore, poi, no? Creano lavoro, lo Stato le spende, ma qualcuno le prende e si comincia a creare un elemento virtuoso. L'altro elemento, io non credo che noi abbiamo il problema o la paura come la Grecia della Troica, perché l'Italia, con tutto rispetto di tutti, non è mica che valga come la Grecia. La Grecia è ininfluente ai fini economici dell'Europa, no? E l'Italia no, per fortuna. E quindi l'Europa non si può permettere un elemento di, chiamiamolo così, di tanta difficoltà dell'Italia, perché poi creerebbe una contaminazione negativa anche le altre economie, perché l'economia italiana fortunatamente vale, non siamo un paesetto così, per quello che è anche un peccato che non riusciamo a spingere un po' sull'acceleratore, a dare qualche elemento anche di indirizzo e di risorse sugli investimenti. E credo che l'Europa, a fronte anche di un deficit sugli investimenti, dedicato agli investimenti, non creerebbe i problemi che crea su questa finanziaria, perché la spesa diventa strutturale, non diventa tra virgolette solo occasionale del 2019, perché mai più facciamo cosa una legge che vale 2019-2020 e dopo torniamo indietro e rimandiamo in pensione una volta uno a 43 anni, una volta a 38, dopo torniamo a 43. Cioè, la gente veramente poi prenderebbe, non dico i cosi, i rivoluzionari, però insomma avrebbe tutte le ragioni, no? Perché almeno coerenza la gente essere. Quanti saranno i veneti a Milano il 13 dicembre? No, più o meno. Non è stata fatta. Allora, cioè, la manifestazione di Milano,
voi avete visto che ci sono state manifestazioni spontanee fatte a Torino prima, ce n'è una a Verona sabato, ci sarà un'altra a Milano di tutti, ma queste sono quelle che noi facciamo, è solo nostra di confartigianato, e sarà una presenza di 1500 persone in tutto, non è che sia il numero, no, ma è per dare un segnale, non tanto contro le specifiche questioni di questo governo, ma per dire che bisogna puntare sugli investimenti, questo è il tema, no? Puntare sull'impresa, puntare sugli investimenti, che è l'unico elemento che può creare un elemento di crescita di questo paese, cioè il tema è non siamo per la decrescita felice, perché io credo che nessuna decrescita sia felice, siamo per la crescita, perché uno stimolo anche di spinta, diciamo, verso l'impresa e soprattutto verso anche il lavoro, questo è un po' il tema. Allora andiamo in pubblicità, pochissimi minuti, state con noi, poi torniamo, apriamo una finestra sulla cronaca nera. Purtroppo una donna che era stata trovata morta a Marano Vicentino, si era ipotizzato un suicidio, anzi sembrava che fosse stato un suicidio, invece è stato arrestato il marito, sospettato di averla colpita alla testa con un colpo di pistola. Torniamo tra pochissimo.